testo diverso, ma strutturalmente non solo il testo uguale, ma anche le risposte erano equivalenti, allora si poteva confrontare. Ed è, e quindi c'era un grafico che ora vedete, in cui faccio quello che vi faccio vedere, che studenti e docenti trovavano difficili o facili le stesse domande, anche cambiando il testo, con unica eccezione che era il numero 9, che per i ragazzi è un testo molto, cioè riporta alla vita quotidiana, ve lo leggo brevemente. Dall'inizio dell'anno scolastico l'insegnante italiano pensa che Giovanni abbia insultato Carlo, perché Carlo ha smesso di colpo di parlare con lui. Ma l'insegnante si sbaglia, perché l'antipatia di Carlo potrebbe avere un'altra ragione. Carlo infatti è innamorato di Lucia, e se lei invece fosse innamorata di Giovanni, il comportamento di Carlo sarebbe comprensibile, quindi gelosia nei confronti di Giovanni. Siccome i loro genitori si conoscono da tanto tempo, l'estate scorsa Giovanni e Lucia hanno fatto le vacanze insieme. Se Lucia si è innamorata di Giovanni, è naturale che ora Carlo sia geloso. E se Carlo soffre di gelosia, è normale che si rifiuti di parlare con Giovanni, anche se Giovanni non l'ha mai insultato. Ora, adesso non stiamo a fare l'esercizio, però la versione per i docenti invece era una roba sull'orbita dei pianeti, ok? Uguale, perché in questo caso, se lo guardate un attimo bene questo esercizio è una concatenazione di inferenze, ok? Di cui però manca un pezzo. Quindi c'è un anello della catena che viene dato per implicito, mentre implicito non è, ed è questo che provoca il ragionamento. La cosa divertente era che, a parità di difficoltà strutturale, gli studenti avevano fatto molto meglio dei docenti, perché stavano a fare che per me la roba mi viene male di testa solo a leggerla, di Carlo, Giovanni, Lucia. Per loro era appassionante, quindi seguivano con molta attenzione, mentre anche un docente, il proprio docente che arrivava su la ricerca del pianeta X in base all'orbita sbagliata di Urano, una roba del genere. Persino uno che, diciamo, dopo un po' quindi ci sono dei casi in cui la ricopertura superficiale può rendere più facile o difficile l'esercizio. Di solito capita perché cambia livello di motivazione questa ragazza. Sostanzialmente quasi ogni esercizio, se riusciamo a seguire con maggiore attenzione il testo dell'argomento, aumenta la probabilità di farlo bene, sicuramente aumenta la probabilità di farlo. Quindi a volte questo è quello. Di norma non succede. Per esempio c'è un altro che ora vedremo, dove la versione per voi è il potere afrodisiaci della polvere del corno di rinoceronte, quello per ragazzi è i poteri digestivi della Coca-Cola. In quel caso non cambia niente, semplicemente cambi per evitare il finimondo in aula quando si parla. Scusa, un'altra curiosità, per i ragazzi soprattutto, la diversa sequenza delle risposte possibili ha avuto una qualche influenza o no, cioè, si fermano la prima, la seconda? No, di nuovo no, adesso poi quello potete, quando vi mando i dati dei vostri ragazzi, se volete potete provare a guardarlo anche voi, cioè potete vedere se vi sembra che abbiano una tendenza a optare per le prime risposte, ma direi di no. Di norma viene fatto in maniera, diciamo, semantica, cioè leggono effettivamente le risposte. A me quello che ha colpito dei ragazzi è che non è la sensazione, mettendo dentro i dati, però era la sensazione era che fosse possibile tutto. Cioè, mentre che ne so, quando metti dentro i dati degli invalsi, devo dire la verità che all'incirca, cioè a parte, però vedi subito che alcune risposte sono escluse, comunque che altre ritornano, magari due che sono un po' ambigue, eccetera. Qui tutto era possibile. Dipende dalle domande, alcune tipo questa, vedi, questo per esempio questa è la procedura di risposta non dei vostri studenti, ma degli studenti universitari. E qua la risposta giusta viene data tutto sommato alla maggioranza, circa la metà delle persone, e gli altri si polarizzano su due risposte sbagliate, quasi nessuno dà queste due. Quindi dipende dalla domanda. Sono delle domande che invece, quelle più difficili tipicamente sono quelle che hanno due o tre opzioni che vengono più o meno scelte con la stessa frequenza, anche perché diventano difficili anche in gruppo, perché appunto il gruppo, per esempio, in una situazione del genere facilmente il voto per maggioranza, se non è un po' lo sfortunato, aiuta. Una situazione invece in cui c'è omogeneità diventa futura. Allora, sulle conclusioni lo salto perché l'abbiamo già visto, vediamo un attimo quanto tempo abbiamo, non tantissimo. Allora, vi dico due parole sulle assunzioni, così facciamo ancora uno o due esercizi su quello e poi passiamo invece a introdurre l'attività in classe in maniera un pochino più sistemata. Anzi, forse sull'assunzione facciamo solo uno esercizio. Vabbè, l'assunzione in realtà ne abbiamo già parlato anche lo scorso incontro, quindi sarà molto rapido, come dicevamo. È ovviamente una parte dell'argomento che non viene espressa, ma che è fondamentale affinché le premesse sostengano la conclusione. È questo carattere di fondamentalità, di necessarietà, affinché le premesse facciano il loro lavoro, mettiamola così,
esempio demenziale, non ha molta speranza, non si può largo con le sue spalle, qua chiaramente la conclusione è che non ha molta speranza, la ragione che viene data per non secolare le sue spalle, ovviamente questa è una ragione pertinente solo perché assumiamo che Dio secolare sia pericoloso. Oppure, facendo un esempio un po' più complesso, se mangi McDonald's e altre schifezze, camperai poco, avrai una serie di problemi, quindi faresti meglio a cambiare stile di vita, come faceva giustamente osservare la nostra collega, c'è un'assunzione implicita, cioè che a me mi frega qualcosa di campare a lungo, se non mi interessa campare a lungo, tutte quelle ragioni che mi hai dato non sono più pertinenti per sostenere la conclusione. L'assunzione implicita fa esattamente questo lavoro. Una cosa importante da far capire agli studenti è che non è una roba che tu la aggiungi perché così l'argomento suona meglio, ci sta bene, ok? È una cosa che se non aggiungi l'argomento non funziona, è diverso, non sei libero di metterci quello che ti pare, tipo c'è un orso polare ferocissimo, molto affamato, a strisce dietro di lui, di lei, non ho bisogno di assumere tutto questo. Devi assumere qualcosa che è il minimo necessario affinché la conclusione segua delle premesse, ok? Questo è un po' il punto da farvi capire. La metodologia per farlo, se uno vuole cercare la metodologia, è abbastanza banale. Innanzitutto stabilisci qual è la conclusione, perché come dicevamo prima, se non hai chiaro qual è la conclusione principale, ti metti in cerca dell'assunzione, perché l'assunzione serve a far sì che le premesse sorreggano la conclusione principale. Poi, una volta che è chiaro qual è la conclusione, analizza il ragionamento e identifica quali sono le ragioni che vengono date a supporto di quella conclusione e domandati, ma perché questa ragione funziona? Perché questa è una ragione per quella conclusione? Nel caso in questione non ha molte speranze. Perché? Perché l'orso polare sulle spalle. Va bene, ma perché questo dovrebbe essere un motivo di preoccupazione? A questo punto la risposta ovvia è perché sappiamo o assumiamo che gli orsi polari sono molto pericolosi. Una cosa su cui di solito ha senso spendere due parole quando si parla di assunzioni implicite è chiarire agli studenti che c'è una ragione per cui spesso e volentieri ci sono assunzioni implicite nella nostra comunicazione, e la ragione più frequente è che va benissimo lasciarle implicite. Cioè, una cosa come gli orsi polari sono molto pericolosi, è accettata da tutti, è nota tipicamente a tutti, e quindi, dato un certo contesto, non c'è nessun bisogno di specificare, esattamente come se dico, so che l'uomo quindi è mortale, non ho bisogno di ricordarti che tutti gli uomini sono mortali, lo sappiamo, è non controverso come, diciamo, come fatto, e quindi va bene lasciare implicito. Però il lato oscuro, diciamo, delle assunzioni implicite è che si può utilizzare il meccanismo dell'assunzione implicita anche per contrabbandare l'argomentazione a una serie invece di idee condizionali, affermazioni, principi generali che non sono affatto accettate da tutti. Se volete trovare esempi di questo, ne trovate una marea nel discorso politico e nel discorso pubblicitario, in generale qualunque tipo di, diciamo, interazione con il contenuto retorico, tipicamente una delle ragioni strategiche per cui si lascia qualcosa di non detto è per evitare che venga posto sotto scrutinio critico, okay? Quindi imparare ad avere una sensibilità alla soluzione implicita, a parte fare gli esercizi di questo tipo, è utile perché va benissimo lasciare un sacco di cose non dette, ma dobbiamo essere in grado di capire quando il non detto è lecito e quando il non detto invece sta cercando di infilocchiarci, ok? Vediamo un esempio preso, ecco, questo era proprio il caso che vi accennavo prima, questo è di nuovo preso dai vostri, dagli esercizi dei vostri studenti, il numero 7, loro hanno sostanzialmente lo stesso esercizio con la Coca-Cola e la Pepsi, voi avete una versione un po' più puliginosa, che è la seguente. Si è spesso creduto che la polvere di corno non è come inventata io, questa era la versione originale, io poi l'ho modificata per gli studenti, se no pensate che abbia chissà quale perversione. Si è spesso creduto che la polvere di corno di rinoceronte avesse poteri afrodisiaci. Tuttavia, uno studio recente ha dimostrato che non c'è nessuna prova che abbia un qualsiasi effetto sul sistema nervoso umano. Anzi, in un esperimento in cui a 100 persone è stata somministrata polvere di corno di rinoceronte e ad altre 100 riso in polvere, senza che nessuno sapesse che cosa stava consumando, un numero maggiore di quelli che hanno consumato il riso si è attribuito un aumento di eccitazione sessuale. Ciò dimostra in modo conclusivo che il corno della rinoceronte non è un afrodisiaco, okay? Questa è l'argomentazione. La domanda a questo punto non ha più a che fare con la conclusione, è quale delle frasi seguenti è un'assunzione implicita dell'argomentazione contenuta nel passo precedente. Ok, tocca in blu, avete solo 5 minuti e direi questo è l'ultimo che facciamo. Qua è un altro di quei dubbi giochetti da fare per intrattenere l'intanto. Questo potete fare anche gli studenti. Allora, ad un esperto di monete antiche viene proposta una bellissima moneta di bronzo.
La moneta su un lato ha il profilo di una testa di imperatore e sull'altro la data 594 a.C. L'antiquario esamina la moneta, ma anziché acquistare, chiama la polizia. Come mai? Serve a far riflettere sulle assunzioni implicite con cui guardiamo il mondo. Un equivalente visivo che potete fare se per gli studenti è il seguente. Chiedete ai vostri studenti di immaginare un raduno durante l'epoca fascista a Piazzale Venezia, con il duce dal balcone che parla alla folla, ok? Facciamo anche voi. Poi, per rimanere sempre Roma, immaginatevi i gladiatori che combattono nel Colosseo in epoca romana, ok? Chiedete a loro di visualizzare. Poi chiedetegli se effettivamente si sono immaginati il raduno fascista in bianco e nero e gladiatori a colori, come sicuramente avete fatto anche voi. Perché tipicamente quando noi immaginiamo una scena di certi periodi che noi siamo abituati a vedere tramite foto, filmati in bianco e nero, noi ce li immaginiamo in bianco e nero. Se pensate ai vostri nonni da bambini, probabilmente vi immaginate delle foto, cioè delle immagini in bianco e nero. Chiaramente sappiamo tutti che la vita era a colori anche durante l'epoca fascista, però è un modo di immaginare le cose che ci vincolano nel momento che ci pensiamo. E questa è più o meno la stessa cosa, semplicemente ricordato rispetto all'utilizzo delle datazioni. Questi sono solo alcuni titoli, poi tanto avete le slide, vi mando le slide, quindi non fatevi prendere appunti. Dunque, vediamo un po'. Ben ci venga la filosofia senza tutte favole e i diritti della logica. Questo va bene anche per gli elementari, secondo me, posso cambiare dei ragazzi che non vogliono leggere. E come anche fantalogica, che è più un libro di esercizi. Ben ci venga va anche bene per le medie, secondo me, come va bene per le medie anche questo qua, Colin Bruce, Sherlock Holmes e il trappolo della logica. Questo è interessante perché usa come, diciamo, formato il racconto poliziesco, cioè il racconto di Sherlock Holmes, cioè sostanzialmente sono degli apocrifi di Sherlock Holmes. Ciascuno però è, diciamo, incentrato su un particolare problema matematico, probabilistico, ed è fatto in maniera molto didascale, cioè è carino, nel senso che si fa leggere in maniera scorrevole, ma affronta il problema in maniera anche molto precisa, e poi alla fine anche una guida per ulteriori letture. Questi due, questo va bene anche per le superiori, secondo me, questi due secondo me vanno meglio per le superiori, decisamente, per le medie solo per ragazzi, che dovreste dei ragazzi che hanno, diciamo, semplicità insormontabile di due italiani, Achille Varzi e Roberto Casati, di cui potete leggere sulla Domenica del Sole dei dialoghi filosofici, dei brevi dialoghi filosofici di domenica. Si divertono a fare questi piccoli scambi fra un lui e una lei astratti, in cui, diciamo, c'è sempre sotto un piccolo problema logico filosofico. Il ragionamento erotetico, che non è erotico, erotetico, di cui vi parlavo, è un modo semplicemente tecnico di parlare del ragionamento sulle domande. Questa è una cosa molto, secondo me, molto importante, perché è un'abilità, è un'abilità assolutamente di base, cioè saper fare le domande che sono utili a imparare o a capire o a comprendere qualcosa che risolve un problema. Queste cose le ho ritrovate in forme molto primitive, ma non per questo meno utili, anche in giochi da bambini, letteralmente giochi da bambini. L'altro ieri era una festa di compleanno, c'era un gioco in cui un bambino c'ha in testa un casco con una parola scritta in fronte che lui non può leggere. Lui può fare delle domande ai bambini che ha di fronte e in base alla loro risposta lui deve capire cosa c'è scritto in fronte. Ora, sembra una scemenza, ma molti, se guardate i bambini che giocano a questo tipo di giochi, vedete che, soprattutto i bambini più piccoli, sono molto in difficoltà perché non hanno la capacità di chiedersi che cosa devo chiedere per acquisire informazione, perché quello è un gioco sostanzialmente di categorizzazione. Devo capire se la parola è animale, animato o inanimato, se è animato, quattro zampe e due zampe. Però in modo strategico meno, mi vengono fatte le domande, dà un'indicazione di come stanno ragionando su questo. Le prime due sono affermazioni fattuali. Oggi abbiamo tutto, primo. Secondo, la mamma e il papà o la nonna oggi sono andati a fare la spesa. Ok? Le altre quattro sono vere, però sono tutte affermazioni condizionali. Se mio fratello oggi era malato, la mamma e la nonna sono rimaste a casa tutto il giorno per curarlo. Se mio fratello oggi non era malato, il papà è rimasto a casa tutto il giorno per lavorare. Se piove, la nonna non va mai a fare la spesa. Se il nonno resta in casa tutto il giorno, la nonna gli tiene compagnia, ok? No, adesso ci ragionate con calma. La domanda, però, cioè l'esercizio è: scegli quale domanda vorresti fare per scoprire chi ha fatto la spesa. Invece non era malato, ci è andato la mamma per il papà che non sa cosa lavorare.
che qualcuno ci sia andato, lo sappiamo, da due, quindi abbiamo tutti gli elementi, ok? È interessante il fatto che A, che intuitivamente sembra la domanda migliore perché è la più diretta, in realtà non serve a niente. Primo, perché lo sappiamo già che non c'è andata. Secondo, perché anche se non lo sapessimo, sapere non ci basta, sapere se è andato avanti oppure qualcosa. Oggi il nonno è rimasto a casa, di nuovo non ce ne frega niente, perché? Perché il fatto che il nonno sia rimasto a casa ci dice che la nonna è andata a fare la spesa, ma che la nonna non sia andata a fare la spesa lo sapevamo già. Ieri ha piovuto, è totalmente irrilevante perché parliamo di oggi, ok? Quindi questo è. Ora, come vedete, non è un problema complicato, però richiede di mettere insieme l'informazione e di domandarsi che informazioni rimane e come la posso ottenere, che è una cosa abbastanza interessante da sviluppare ai ragazzi.